Yolanda Zitz. Hello everyone! Rieccoci tornati con un nuovo video! Questo è il video delle ore 18, quindi delle ore 6 del pomeriggio di mercoledì. E oggi facciamo un video... L'ora del tè. L'ora del tè. Quindi voi sedetevi, vedete questo video. Vi sosseggiate un bel tè. Perché questo è un video veramente degrado. E vi dico perché è degrado. Perché oggi andiamo a leggere i commenti degli haters. Di quelle fantastiche personcine che mi vengono a scrivere delle cose proprio bellissime. Amabilmente perché, cioè, può essere anche una persona che così a cavoletto di Bruxelles è venuta sotto il mio video, lascia il bellissimo commento. Ho delle teste di ananas. Ho delle teste di ananas con le tanine P e se ne va. Questo, però comunque sono hater, perché se tu passi tutta la tua giornata a fare una cosa del genere sei inguaiato, certo, figlio certo. mio, fatto di. Ma sei curioso? Allora, io inizio proprio con... Il primo commento che... Vabbè, noi faremo vedere i messaggi, ma censurati. Sì, facciamo... Io non sono cattiva come voi. Questa personcina tanto carina, sì, mi dice: i tuoi slime fanno schifo. Vabbè. Sotto abito del fluffy slime, quello frozen. Opinabile, opinabile, vabbè, fin qua, insomma. Ognuno non devono forse piacere. Ma se non ti piacciono, non guardare i miei video. Sì, è vero. Mentre, questa personcina tanto carina, penso sia un maschio, abito del faccio lo slime senza la ciotola, mi dice: fai schifo. Ragazzi, voi non potete immaginare di quanti commenti io riceva di fai schifo, eccetera eccetera. Cioè proprio... Mi cambia il tuo nome in schifo sweet. Schifo sweet. Oh, no, Yolanda no. Schifo. Yolanda schifo bellissimo. Yolanda schifo din din. Ho questo bellissimo ragazzo, perché è un ragazzo, sotto al video di aggiustiamo gli slime. E non è la prima volta, e meno male che io all'inizio di questo video ho fatto anche una bellissima premessa. Sotto video di aggiustiamo i fluffy slime, se volete vederlo sta nelle info, mi dice, ve la dico questa qua perché tanto qua parliamo di cacca, quindi fai cagare, ti vanti sempre. Sei una vanitosa, io l'ho sempre detto, Yolanda Swiss è una vanitosa. Ma io adesso io mi metto a piangere. Ma io voglio dire, perché? Ma cosa? Allora, se io faccio un video è solamente perché vi voglio aiutare, non so quante volte più lo devo dire. Che qua dice? È un ragazzo. Si presuppone, visto che sì. Posso mettere anche no, i fatti. Sia... Sotto gli slime che odio di più, questo video mi ha fatto uno scalpore, ne faccio un altro. Così vai a animare ancora più video, fa un caldo bestiale. Allora, fai davvero schifo. Vabbè, fin qua. Oh! Io ho fatto tanti di quelli slime e non ne ho sbagliato neanche uno. E poi hai le mani davvero cicciole! Sì! Sotto sempre al video di aggiustiamo, sempre visto da video di aggiustiamo, stupida vanitosa. Sei una vanitosa. Io non lo sapevo di essere così. Sei una sciantosa. Sono una sciantosa, non sapevo di essere altro, così. Altro, altro, sbagliate. Sei cicciona, lo sapevi, stupida Yolanda. Sembra sotto video di aggiustiamo, oddio, ma che? Ma perché? E aggiustiamo porta haters. Ma cosa avete? Ma che problemi ci sono? Che problemi avete? Ah, poi c'è un'altra cosa che è bellissima. Sotto, per esempio, alle estrazioni dei video dei giveaway, mi lasciano le offese. Tipo, ci sta questa ragazzina che mi scrive: ti odio. Vabbè, ha rosicato con una vita. Perché mi odi? Mi fai schifo, buh. Aspetta, aspetta, però poi ci sta questo qua sotto, aggiustiamo sempre gli schifi, doll. Mi fai schifo, buh. Vabbè, ti ho detto, lo schifo è il commento principale. Poi, se è vero, perché poi anche quest'altra ragazza sotto al video degli Sotto al video degli haters, fai schifo. Fai schifo. Hai visto bene il video. Complimenti, hai visto bene il video. Allora, c'è questa ragazzina che mi lascia il commento sotto la collezione, che è bello. Ma vaffanbecco. Penso il video, ma vaff. Puntini, 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 puntini. Vabbè, diciamo che sono un amore odio. Un amore odio, un amore. Questa ragazzina mi scrive: hai rotto il c, puntini, 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 di dire flaffoso. Allora, quando io dico, molte persone lo sai che cosa fanno, da lì non capiscono la mia ironia e non capiscono il fatto che io uso determinate parole per scherzare. Tipo, non è che io lo so che si dice liquido e non liquidoso. Ah, buono. Io so che si dice morbido e non morbidoso, per di. No, vabbè, era per di. Io penso questa ragazzina sotto a apriamo i nuovi schifi doll che mi dice: ma tu sei scema che spendi 42 euro per ste cagate, diciamolo, da mammoccia. La mammoccia, non l'ho mai sentito. La moccosa, vabbè, non è andavo. Allora, se io spendo questi soldi, è perché lo voglio fare. Cioè, nel senso, sono io la prima, la curiosa. Anzi, io faccio il corso, raga, per andare a trovare gli schifi doll, a parte per fare i video per voi. Che... Questo qua, io in questo momento, guardate, allora, ragazzi, vedete, ma sempre sotto al video di apriamo i nuovi schifi doll. Sì, gli schifi doll, la gente si imperbola. Si imperbola.
c'è il commento di questa ragazzina, penso poco. Non ti devi stupire se sei riuscita a comprarli tutti. A comprarli con doppia L. Tutti. Ha messo una L in più dove non ci doveva essere, una T in meno dove invece ci doveva essere. Poi, fino a qua, tra parentesi mi scrive: dato che sei povera e hai delle mani orribili. Le mani, te l'ho detto. Non capisco il nesso. Ah, tra l'altro. Tra la prossima prima e la prossima dopo. Ah, poi sotto, per esempio, molti dei commenti di haters che mi scrivono sono che, per esempio, quando faccio tutorial non vengono gli slime. E questa, questo ragazzino, suppongo, mi dice: fai schifo. E fino a qua, vabbè, non viene per niente, sei un'imbrogliona. Imbrogliona, io la devo imbrogliona. Io nei video sono sempre limpida, ragazzi. Poi quest'altra, sotto al video dei facciamo... Non so manco che vuol dire napoletano questo. To di chi? Vai. Si scemo para una creatura. Hai tipo un no, si scemo para una creatura enan. Avrà la intelligentona qua che voleva scrivere in napoletano, che in realtà non la so neanche... Cubatur. Come? Ha scritto come si scemo. Para una cubatur enan. Questo è bellissimo. Questo è fantastico. Anticappata di Yolanda, non parlare romano che tanto sei napoletana. Parolaccia. Questa ragazzina che commenta però in questo modo: Yolanda, mia cugina ti deve dire una cosa. Io ti adoro, ma mia cugina non penso con l'accento di mamma. Cugina non si fa. Ciao, sono Ilaria, la cugina di Domenica. Ah no, Domenica, scusami, è il tuo canale. Tu sei una pu. Pure se ho 8 anni. Piccolini, ci sta. 8 anni e Domi ne ha 7. Ma Domi come ti fa a seguirti? Come ti fa però a seguirti? Scusa Ilaria, ti ha riempito di parole brutte. Scusa, io sono Domi, ti adoro. Non ho capito una parola. Niente ragazzi. E che spreco. Questa Nicole dice che è spreco. Infliggiamo gli slime che è spreco. Quando poi ho usato io uno slime così. Una ragazza che inizia con la M mi dice: su seccati o balli perdi. Mi dice: sei bravissima, ma Yolanda sei brutta come al solito. Come al solito è fantastico. Come al solito, sincero. No, ho detto che è sincera, nel senso che non è detto sincera. Questa ragazza mi dice: sotto allo slime senza colla. Non ti offendere, ma le tue mani grosse rovinano il video. Anche se è già rovinato di per sé. Le mani grosse. E poi le mie mani sono piccole. Ma sono grosse. Sì. Ah, questa è un'altra cosa che io voglio specificare. Questa ragazza mi dice: l'unico difetto che hai è parli troppo. Ma la mia... Io direi di fare video muti. Ma la mia domanda è: ma che video vedete su YouTube? Quale YouTuber non parla? Il vostro dire parli troppo. Qual è? Cioè, nel senso, in questo video adesso sto parlando tanto perché io sto parlando. Vabbè, un video che ci dice. Aspetta. Adesso. Ok, scusa, non è vero, non parlo. Questo commento sta sotto un tutorial. Cioè, sì, sotto un video tutorial. I tutorial servono. Devono essere spiegati. No? No, 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 no. C'è la gatta di Daniele. C'è la mia gatta sul tavolo. Falla vedere questa gatta. Lei è un'altra haters, vedete? Miau. Ciao Maya, saluta al pubblico. Giù Maya, giù dai. Giù Maya, questo. Ah, questo qua. E ci sono uno, due, perché questi commenti qua dovete sapere che io li ho conservati tutti, perché sono in attesa di revisione. Nel senso che quando voi mi scrivete un'offesa tanto caruccia, i commenti non vengono visualizzati, ma sono nei commenti di revisione che io li posso vedere. C'è questa ragazza, perché ha anche la sua foto, cioè assurdo, che mi dice: sei antipatica e scontrosa con noi. Tu con i tuoi followers. Ragazzi, allora, ma mi dovete dire sono antipatica. Allora, sul sono antipatica è una cosa che soggettiva. È opinabile. Okay. Perché è soggettiva che una persona, anche se tu non la conosci, perché molti di voi non mi conoscono, quindi. Che non. Molti mi hanno conosciuto dal vivo e sanno che non sono così. Scontrosa! No. Solo perché probabilmente forse do fastidio. Lo sapete perché forse do fastidio? Perché dico le cose in faccia. Cioè, nel senso, non mi tengo forse le cose risponde, per me. Insomma. Perché io dico le cose come stanno, forse. E poi fa: te lo dico con sincerità, non fare più video di slime. No. Eccetera. Perché non te lo meriti affatto. Tu non te lo meriti. Basta, vai nell'angolino laggiù e non fare più slime. Non lo posso leggere io. Ti prego, sì, però censura la parolaccia. Ok. Sei una... Perché non parli tu. Quindi tu non parli. Specificiamo che questo era sotto lo slime room tour. Ah, lo slime room tour. Tu si vede che c'è qualcun altro dietro e fai finta di parlare. Cioè, quindi c'è un tu sei un ventriloquo. Yolanda è un ventriloquo. E non sapevo. Aspetta. Ciao a tutti, mi chiamo Yolanda Sweets e sono... pucciosa.
Questo qua che è anche un'immagine di copertico, con un cuoricino, quindi dovresti essere tanto calcio. Dovresti essere amorosa, perché? Senti, ma ancora non hai capito che hai cavato, forse voleva dire un'altra cosa, che hai cavato. Però che carino cavato. Che hai cavato il ca a tutti questi bip di slime. Slannaggia. Mi pare manco bambini di 12 anni fanno sti cose oramai, ma fatti una vita, cioè a quell'età ti metti a fare ste mi. Ma sposa, no. Ma come? Ma noi siamo ancora qua a fare queste min. Basta, dobbiamo crescere. Sotto l'estrazione invece di un giveaway dice: giuro che non ti seguirò più, ti odio. Oh, te l'ho detto che qua siamo toccati nuovo gli apici. Allora, sempre sotto l'estrazione di giveaway porta Inter su una... Ti odio, tu sai chi è la vincitrice, ti ammazzo, odio te e i tuoi giveaway, si vede che hai tagliato e hai aspettato. Che hai tagliato? Allora, secondo la me ci toglie la carne, ma allora io mi rendete conto di quelli che cosa mi scrivono? Ti ammazzo, questo è grave! Ti ammazzo, brutta bagarozza! E questo pure! Ogni ma io faccio schifo un sacco di gente! Gigante slime, sotto al gigante slime quello che sta mia sabbioso. Mi dice, penso questa ragazza, fai schifo, sembri di essere la regina. Che vuol dire sembri di essere la regina? Cioè ti atteggia la regina. Penso che è più o meno alla portata di quello di giù. Simile. Yolanda Sweets, fai schifo. E tutto fa. Per questo in tutto ciò, sotto gli aggiustiamo, penso ai fluffy, slime, schifidol. È tutto falso. Ti credevo e ti seguivo, ma ora ti odio. Aspettavo il fluffy slime da quando è uscito. Oggi l'ho comprato, ho seguito il tuo video di merca. Ma penso che voleste dire di merca. Però carino dire di merca. L'ho rovinato e adesso nella mia edicola non ce ne sono più. Grazie. Yolanda con la J. Odio per l'edicolante. Aspetta, no, io la cosa per cui mi sono arrabbiata di più non è neanche tutto il commento di per sé, ma Yolanda con la J e Yolanda con la I, ragazzi. Yolanda con la J. Spagnola. Yolanda, grazie mille di avermi rovinato tutto, prego. No, questo qua è bellissimo, che poi mi dovete spiegare perché mi sa che questo termine io l'ho sentito, mi sembra da Snitex. Sotto al gigante squishy, penso Pushin, c'è questa bellissima ragazzetta che mi scrive stupida bufu di merda. Bufu. Mi dovete spiegare cosa significa bufu. Ma siamo curiosi, che vuol dire bufu, ragazzi? Chiudiamo con questo che è un maschietto. No, è una femminuccia, non è vero. Vabbè, sempre, se è così. Mi stai antipatica, però i tuoi video, i tuoi, sono belli, però la tua voce mi sta sull'ananas. L'ananas mi sta. Hashtag abbiamo l'ananas. Va bene, con questo è tutto. Vabbè, ragazzi, ovviamente questo è stato un video che l'ho voluto fare ironicamente perché ma oramai io ci rido su perché era proprio per ridere, perché oramai io ci rido su, ma che volete. Sì, ho le mani di Yolanda. Potrebbero farci un libro. Potrebbero farci facciamo la seconda parte anche di questo video perché ci sono anche tante altre perle. Altre perle ci sono sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutti i video che faccio. Noi siamo tutte teste di ananas e vi mandiamo un enorme bacione a tutti voi, cucciosi. Un abbraccio super mega mega fortissimo. Noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Ciao da Yolanda la chiacchierona. Randa mani cicce.